Il ritorno di Johnny Depp in un thriller fantascientifico. In Transcendence è un controverso professore di intelligenza artificiale che viene ucciso da estremisti antitecnologia. Il suo cervello però sopravvive e la moglie ed il collega scienziati lo caricano su un computer senziente inventato da lui. C'è una decisione forzata da prendere velocemente. Quando la persona che ami sta morendo e hai solo un istante per decidere se avessi le capacità di caricare la sua coscienza su un computer, lo faresti? Accanto a Depp compaiono Kate Mara nei panni della moglie e Morgan Freeman. Il film, scritto e diretto da Wally Pfister del surreale Inception, esce in Italia il 17 aprile. Londra, stazione di Houston. L'uscita ufficiale di X-Men, Giorni di un futuro passato, non è prevista che per la seconda metà di maggio, ma i protagonisti Hugh Jackman nei panni di Wolverine e James McAvoy, il professor Xavier, intanto hanno lanciato la campagna promozionale inaugurando un treno dedicato al film. Nel cast d'eccezione, Halle Berry, Ian McKellen e Michael Fassbender, accanto ad un nuovo quartetto di attori. I wake up in my younger body and then what? Find me. Convince me. In questo settimo capitolo, gli X-Men combattono per la sopravvivenza delle specie in due diverse epoche. I supereroi dell'originale trilogia Marvel uniscono le proprie forze ad una versione giovane di se stessi, in una battaglia epica che dovrà cambiare il passato per salvare il futuro. In pratica siamo nel futuro, un futuro ancora più lontano di quello che abbiamo visto negli altri film di X-Men. Siamo possibilmente vicini all'estinzione dei mutanti. Solo i più duri sono sopravvissuti e qui riusciamo ad avere 4 nuovi eroi impersonati da grandi attori. È molto entusiasmante. Nuovamente firmato da Bryan Singer, che ha diretto gli altri episodi di X-Men, il film sarà sui grandi schermi, anche in 3D, il 20 maggio. In Italia lo vedremo a partire dal 22.